Giro d'Italia continua. Si è concluso il terzo appuntamento siglato Autodis Italia, che approda in Sicilia, l'evento più meridionale del suo ciclo di incontri con i clienti. La location scelta è il grande hotel Baia Verde, una struttura sulle suggestive scogliere di Aci Castello, a pochi chilometri da Catania. L'evento ha rappresentato la vera inaugurazione della sede catanese di G-Group, uno stabilimento partito a ridosso della pandemia che si è però distinto da subito per la sua produttività. Questa giornata di oggi, che abbiamo finalmente l'occasione di riunire tutti i clienti della Sicilia, per noi è doppiamente importante. Il primo, perché questa regione è una regione bella che dà le grandi opportunità, e il secondo, che finalmente possiamo in effetti celebrare la nascita di questo stabilimento. Tutto quello che facciamo ha una missione molto semplice: è consentire ai ricambisti e agli autoriparatori di lavorare meglio. Ecco la filosofia dei nostri private labs. Come lei diceva, ne abbiamo due: uno per i ricambi auto, che si chiama X-Energy, quindi che non riguarda le attrezzature. E ne abbiamo appena lanciato uno, e la ringrazio per l'opportunità per dirlo, che si chiama Isotech. Questo quindi è un private label di attrezzatura, e sono dei prodotti che consentono a tutta la filiera, distributore Autodis Italia, ricambista, officina, di creare valore aggiunto. C'è marginalità, funzionano bene, sono mantenuti e installati dai nostri operatori. Tra gli obiettivi di Autodis c'è anche il sostegno agli operatori nel compiere ulteriori passi lungo la strada della digitalizzazione. Di Autodis Italia ha sviluppato dei software sia per le officine affiliate ai nostri progetti officine, che si chiamano AG Service e G Service, e poi abbiamo sviluppato anche un software tramite X-Master, quindi la nostra divisione che commercializza e mantiene attrezzatura a tutti i meccanici tramite i clienti, su piattaforma Yelp, di modo che il meccanico volenteroso che ha voglia di migliorarsi e di lavorare meglio trovi un'offerta assolutamente, diciamo, adatta alla sua ambizione. Per noi è una sorta di inaugurazione della sede G-Group a Catania, che in effetti è in funzione dal gennaio 2020, però causa pandemia non siamo mai riusciti a fare un'inaugurazione. E quindi questo evento ci serve anche un pochettino per fare conoscere l'azienda ai nostri clienti, che sono tutti i ricambisti in Sicilia, perché noi la filiera del nostro settore la vogliamo fare dal costruttore, dalla fabbricante di autoricambi al distributore nazionale, che siamo noi G-Group, al ricambista, per poi finire al meccanico. Quindi il senso di questo nostro incontro è fare capire chi siamo, cosa vogliamo fare e soprattutto dove vogliamo andare, perché si parlerà di auto elettriche, si parlerà di auto ibride e dell'influenza delle auto ibride elettriche nel mercato dei ricambi, che tutti sappiamo che si prevede una flessione di consumo di ricambi auto con le macchine elettrificate di circa il 30%. Quindi vogliamo dire ai nostri clienti che noi ci siamo e ci saremo anche per il futuro. Noi li stiamo preparando perché non proponiamo in maniera asettica la vendita dei ricambi auto al ricambista, ma facciamo in modo che il ricambista possa formare le proprie officine. E quindi abbiamo un'organizzazione che si chiama X-Master a livello nazionale, che serve appunto per dare l'adeguata assistenza alle officine, quindi facendo dei corsi di formazione, vendendo dell'attrezzatura e soprattutto dando dell'assistenza. E quindi tutto quello che riescono a dare i concessionari auto, le case madri, diamo noi come ricambi non originali, fra virgolette, perché le case madri non costruiscono ricambi, ma se li fanno fare dalle aziende leader, e noi ovviamente sono anche i nostri, sono originali, a parte che possiamo fare anche tagliando in garanzia, quindi abbiamo tutte quante le peculiarità per supportare i nostri clienti ricambisti e le officine in tutta la filiera della riparazione. E quindi ancora siamo in una fase di transizione, però noi siamo pronti a capire il futuro, quello che ci riserva e quali sono i ricambi che potremmo vendere anche per il futuro, quindi le batterie, ricaricare le batterie delle auto elettriche, i sensori che vanno appunto nel motore elettrico, ibrido o endotermico. E quindi noi siamo sul pezzo, facciamo parte di una multinazionale che cavalca l'onda con una nave abbastanza grossa, una portaerea direi. Il roadshow riprende il suo tour. Si vola dunque verso la prossima tappa, che si terrà a Matera sabato 11 febbraio.